Ma intanto ho iniziato anche oggi la conferenza proprio rivolgendo la piena, totale comprensione per il disagio che ovviamente il cantiere ha determinato in una zona nevralgica della città e soprattutto il suo prolungamento, il prolungamento del cantiere e quindi con le scuse ai nostri cittadini doverose, scuse a cui fanno seguito però i chiarimenti per quello che è successo e per quella che è la necessità di questo intervento. Anche con questa perizia di variante siamo riusciti a definire e risolvere problemi che si stavano trascinando da troppo tempo e che si sarebbero trascinati nel tempo, risolvendo questioni relative alle condutture, per cui ringrazio anche la Ruzzoreti che ha collaborato da subito per sistemare quanto di competenza e il Comune ha fatto il proprio e continuerà a fare il proprio, e poi il problema degli impianti. Nel corso del cantiere, ed è stato un altro dei motivi per cui abbiamo dovuto procedere alla perizia di variante, quindi con lo stallo dell'opera, è stato il fatto che gli impianti sono risultati ammalorati, fortemente ammalorati, e quindi non era più sufficiente una sistemazione e manutenzione, ma una vera e propria sostituzione. Di fatto qui abbiamo delle problematiche che sono nate con l'opera e che abbiamo pagato come cittadini. La sala ipogea di fatto è stata resa fruibile per la comunità, ma non pienamente funzionale. Lo sapete, le infiltrazioni. Ecco perché questo intervento è intanto, come ha sempre detto e ribadito l'assessore Cavallari, che ringrazio per il lavoro che ha svolto finora, è un intervento di sistemazione e manutenzione definitiva di questo spazio legato ad una riqualificazione, perché oltre alla sistemazione, con la perizia di variante abbiamo anche scelto di inserire alcune migliorie, alcuni miglioramenti dal punto di vista estetico. Penso in particolare ad una copertura che darà proprio sulla parte dei resti della sala ipogea con una vetrata, quindi favorirà la connessione tra la piazza e l'ipogeo, il miglioramento dell'illuminazione, che a nostro avviso è determinante, e poi la razionalizzazione dei getti d'acqua che torneranno in piazza Garibaldi, ovviamente compatibilmente con quella che è la struttura della sala ipogea, perché insomma, se abbiamo riscontrato difficoltà sul piano appunto del sistema idrico, delle condutture idriche, evidentemente c'era una situazione di inidoneità di ogni altra soluzione. E quindi l'obiettivo adesso è completare e concludere questo primo blocco, questo primo lotto, anche per un aumento dei costi che si è determinato in corso d'opera, liberare subito in tempi strettissimi l'impatto che c'è sulla città e per la viabilità con le strutture che ovviamente riducono il percorso carrabile della piazza, e poi completare l'opera. Per quanto riguarda gli altri due lotti che abbiamo confermato voler fare e sono inseriti nella perizia di variante, cioè l'area d'ingresso della Pinacoteca con la sua riqualificazione e l'area sottostante con i sottopassi e gli spazi della sala ipogea, abbiamo previsto nella perizia di variante anche questo intervento, confermandolo, e abbiamo già attivato con la struttura commissariale l'iter per avere un completamento di integrazione del finanziamento derivante ovviamente da questo incremento.